hanno pronosticato che di questo passo chiuderanno 700 aziende in Italia, che non riapriranno mai più. 700 aziende con tutto l'indotto che ne consegue e le persone che lavorano per queste aziende. Andiamo incontro a un disastro economico, sociale ed economico, dal quale non ci riprenderemo se non usciremo di casa e non andremo a far sentire la nostra voce nelle piazze, nelle strade, tutti i cittadini. Questo perché? Perché ci hanno nascosto diverse cose. Poi, se parli di queste cose, vieni subito tacciato come complottista. Ma dove sta il complotto? Sono solo interessi. Interessi economici e interessi di potere e di politica. Abbiamo un governo che è stato eletto abusivamente, sono lì abusivamente, con una legge anticostituzionale dal 2013. Una legge anticostituzionale con la quale è stato eletto addirittura anche il presidente Mattarella, per cui occupano abusivamente il loro posto. Fanno leggi che sono anticostituzionali, hanno bloccato un paese, ci hanno ridotti sul lastrico, hanno fatto chiudere aziende, negozi, hanno rovinato gente, ci hanno fatto vedere le bare a Bergamo, hanno fatto vedere le bare di Lampedusa, 300 bare di Lampedusa, per far vedere, per farci cadere in uno stato di terrore. Tutto falso, l'epidemia c'è, il virus c'è, bisogna osservare la distanza di sicurezza finché tutto non torna nei limiti. Ma non è una pandemia questa, lo hanno detto i migliori scienziati al mondo, Montagnier, scienziati veri che hanno scoperto le origini e i virus e le origini di questi. Ma si è creato il patto della scienza, scienziati filo governativi che ci hanno nascosto la verità e ci hanno ricacciati in una situazione di terrore, per tenerci chiusi nelle case e non vedere quello che accadeva. Come ad esempio le antenne 5G. Se tu vai a dire che le antenne 5G sono nocive per l'organismo, vieni subito tacciato per complottista. Ma non è così. Perché ad esempio, io stesso sono pro tecnologia. Va bene la tecnologia, ma se la tecnologia ti ammazza, non va più bene. E allora queste antenne che continuano a installare senza provare con esperimenti seri che non facciano danno all'organismo umano, non c'è nessuna certificazione che attesta questo, ma loro continuano a installarle arbitrariamente, mentre noi siamo chiusi nelle case. Agli arresti domiciliari tutta l'Italia praticamente, sia dove ci sono le zone di contagio sia dove non c'è nessun contagio. Tutti chiusi nelle case, con decreti assolutamente folli. Quindi le antenne 5G, anche qui a Torino, dove durante il lockdown ne stanno montando non si sa quante, si è perso il conto. Sarebbe sufficiente installare un sistema tecnologico nel momento in cui si costruiscono queste antenne e non sarebbero più nocive. Potrebbero continuare a installarle e sarebbe il progresso tecnologico senza danneggiare l'organismo umano. E questo mi sembra un nostro diritto, specialmente in un momento in cui c'è un problema di tipo epidemiologico, c'è un virus in giro. Su questo bisogna fare attenzione, tenere le distanze e tutto, ma se abbiamo delle antenne che è stato provato scientificamente, come a Wuhan, dove è scoppiata l'epidemia. Wuhan è la città che al mondo ha più antenne 5G, in assoluto. Queste onde che emanano queste antenne, senza le dovute precauzioni, influiscono sul sistema immunitario, abbassano le difese immunitarie e creano questo tipo di problema. Che poi è risolvibile, ma costa risolvere questi problemi qui. E non lo fanno. Nessuno ha chiesto il permesso ai cittadini
per esempio qui di Torino, come in tutte le altre città, di installare delle antenne che sono nocive per la salute. E ci sono 10.000, dico 10.000 studi di istituti di ricerche serie, accreditati, che dicono questo, ma tengono tutto nascosto. Mentre noi siamo a casa, abbiamo paura di uscire, mettiamo la mascherina, guardiamo i telegiornali, che sono fonti di fake news, tutti, i TG, i giornali sono fonti di fake news. Se volete un'informazione corretta, dovete andare altrove e lì trovate la verità. Quindi dobbiamo uscire di casa, dobbiamo andare nelle piazze osservando le distanze di sicurezza e far sentire la nostra voce. Perché noi siamo tutti cittadini, noi come sono cittadini le forze dell'ordine, perché anche loro hanno famiglia, hanno i loro cari, e anche loro, se arriva un disastro economico come quello che sta arrivando, anche i loro stipendi sono a rischio, come gli stipendi di qualsiasi lavoratore. Per cui loro che hanno la funzione di proteggere i cittadini, che fanno un lavoro in prima linea, come lo fanno i sanitari, i medici, anche loro sono a rischio in questa situazione qui, come lo siamo tutti. Per questo che bisogna essere uniti e non creare divisioni di nessun tipo, non aver paura, parlare chiaramente. E al contrario di come fanno molti politici, che creano divisioni, creano razzismi, creano odio, noi dobbiamo invece fare il contrario, creare connessione, non odio, perché l'odio porta alla guerra tra poveri. E noi purtroppo in questa situazione stiamo diventando sempre più poveri. Andiamo a vedere le reali statistiche di questa epidemia mal gestita, che è stata fatta passare per una pandemia che non è, e non lo dico io che non sono nessuno, io sono solo un cittadino, non sono uno scienziato, non sono un medico, per carità, ma sono un cittadino che sa come informarsi. Attraverso i canali governativi o comunque influenzati dalla politica, perché come molti di voi sapranno, qualsiasi politico è influenzato dall'alta finanza e deve sottostare alle leggi dell'alta finanza o le leggi delle grandi case farmaceutiche che vogliono imporre un vaccino che non serve, perché questo virus, come hanno detto i più grandi scienziati del mondo, non dottoruccoli senza fare nomi che aspettano solo di avere il loro premietto quando uscirà il vaccino che coprirà miliardi di persone con guadagni in mani. Gli scienziati, quelli veri, e cito Montagnier è colui che ha scoperto il virus dell'AIDS, lo ha isolato, e il dottor Tarro, che ha scoperto il virus del colera, e molti altri, perché noi in Italia abbiamo degli scienziati di tutto rispetto, che hanno spiegato che cos'è veramente questo virus che c'è in circolazione ormai ovunque nel mondo. È un virus che, una volta che il governo ha lasciato lo spazio ai medici di fare le autopsie, hanno scoperto il meccanismo di azione reale di questo virus qui e hanno scoperto le cure. Andate a informarvi in rete, professor Tarro, all'ospedale di Mantova, con queste cure che non sono altro che cure, diciamo, vecchie, che hanno salvato già milioni di vite, ma le hanno riviste, corrette e riutilizzate in chiave, diciamo, moderna.
Non si tratta altro che ripercorrere gli stessi parametri terapeutici che erano stati percorsi durante la pandemia. Quella era una vera pandemia che ha fatto 50.000 morti, 50 milioni di morti e 500.000 contagiati nel 1918, la famosa influenza spagnola. Di fronte alla spagnola che cosa hanno fatto? Hanno isolato il plasma dal sangue umano delle persone guarite. Con il plasma hanno cominciato a guarire le persone e si è arrestato la catena di morti e di contagi e sono usciti fuori dall'epidemia della spagnola, anzi dalla pandemia. Questa invece è un'epidemia. Il problema è che quando c'è stata l'esplosione dell'epidemia nelle zone calde, che tutti sappiamo, Bergamo in primis, non sono state fatte le autopsie. I nostri medici, che sono medici di primo ordine, non sono medici di secondo piano o inferiori a medici di altri paesi del mondo, non sapevano come curare queste persone, perché se non fai l'autopsia e vai a cremare i cadaveri delle persone che fortunatamente sono decedute quando è arrivata l'epidemia di corpo, come fai a curare una persona se non sai il suo organismo, che cosa ha causato il decesso nel suo organismo? A quel punto hanno fatto 50 autopsie. Le prime 50 autopsie hanno svelato un mistero. Non si moriva per polmonite interstiziale. Si moriva, sono morte tante persone, perché questo virus ha la capacità di creare dei trombi nel sangue. Questo è emerso dalle autopsie reali. Quello che io vi dico qui non sono fandonie, ma potete andare in rete, chiunque di voi può andare in rete e cercare queste notizie, naturalmente non attraverso i PC o la stampa di regime, ma attraverso canali più, diciamo, chiari. Quindi questo virus ha la capacità, essendo un coronavirus, che è un virus della famiglia del virus del raffreddore, delle influenze, ma ha una capacità di contagio molto più elevata, è capace di contagiare moltissime persone in breve tempo. E come il meccanismo di azione del virus? Non è la polmonite interstiziale, ma la capacità di creare trombi nel sangue, di addensare il sangue al punto tale che non c'è più circolazione degli alveoli polmonari. Per cui tu intubi il paziente, questo è stato detto e denunciato da moltissimi medici, se andate in internet queste cose le trovate con facilità, puoi intubare una persona che sta asfissiando, ma se questa persona ha dei coaguli nel sangue, il suo sangue è spesso, non la salvi. E questa persona, se è debole, muore, come è successo, migliaia di morti per questo motivo. Quando hanno iniziato, come dicevo, a fare queste autopsie, si sono resi conto del vero meccanismo che portava al decesso, che è quello che ho appena detto. E guarda caso, le terapie intensive hanno iniziato a votare. I nostri sanitari, i nostri medici hanno cominciato a tirare un sospiro di sollievo, perché è stato scoperto come poter curare queste persone che non era polmonite interstiziale, ma trombosi. E questo non è un mistero, questo non è complottismo, queste sono notizie reali che ognuno di noi può facilmente trovare ovunque, nei canali giusti. Quindi il mio invito è di scendere nelle piazze per dialogare tra di noi e sentire le vere notizie quali sono, nel completo rispetto dell'epidemia e delle distanze di sicurezza e delle forze dell'ordine, che non sono nostre nemiche, ma sono cittadini come noi, e insieme cercare una via di uscita da questa situazione, che non è certo rappresentata dalla classe politica, e quando dico classe politica
Io dico da destra a sinistra nessuno escluso. Perché nessun politico fa l'interesse del cittadino, ma fa solo esclusivamente l'interesse del suo tornaconto elettorale, della sua carriera politica, come anche molti medici e scienziati. Quindi il mio invito è quello di uscire dalle case pacificamente, osservando le distanze di sicurezza per non creare problemi che già ce ne sono molti, e creare presidi come questo, dialogare tra di noi in totale pace, in totale volontà di collaborazione. Perché molte persone non sanno queste cose, leggono i giornali, guardano i TG e non sanno com'è la realtà, sono terrorizzate, chiuse in casa, hanno paura di uscire. Mentre vediamo che in altri paesi non è così. Le attività lavorative si potrebbero riavviare con prudenza e intelligenza. Ci sono persone che stanno praticamente, sono col culo per terra perché hanno esercenti che hanno negozianti che hanno attività che vanno in malora perché non possono aprire. E questo paese sta andando praticamente in rovina per un qualcosa che non viene gestito nella maniera giusta. Perché? Perché se le persone iniziano a informarsi e iniziano a comprendere le vere cause che hanno portato a questo problema, vengono fuori molte cose, vengono fuori delle cose che non dovrebbero venire fuori, per cui è meglio che noi siamo chiusi in casa, non vediamo gli errori che sono stati commessi. Dietro tutto questo non c'è nessun complotto, non ci sono complotti, è una cattiva gestione, una pessima gestione di un'epidemia che poteva risparmiarsi morti, molte sofferenze e un disastro epocale a livello economico. Quindi se noi riusciamo a creare un clima di collaborazione tra tutti noi cittadini, nel rispetto delle forze dell'ordine, e possiamo andare in piazza civilmente a manifestare il nostro dissenso e a informarci. Questo è quello che io. Ok ragazzi, abbiamo finito la diretta, vi faremo sapere. Ciao a tutti.